sempre di punta. Aspettiamo. Si vede bene che è una femmina, sì? No. Allora aspetta un attimo ancora. Perché l'ho vista, giusto il trofeo, l'ho visto girato, non è uncinato bene. Oh, ma una femmina è una femmina. Tira. Presa. Si è seduta, presa. Fermo. Bestia, bellissima. Bene Silvio, bravo. La donna si è coricata lì. Bella. Bel tiro, ottimo. E prova un'emozione, no? Cazzo. Sì, stai tranquillo. L'ho vista che si è seduta. Guarda, come sono stato bella proprio. Cazzo, ma ti va di culo, la femmina asciutta. Non ha una goccia di latte. Oh, l'hai seccata lì. Oh, si è seduta. Bellissima. L'altra era meglio, che però era, secondo me, aveva il piccolo. Però. Questa qua è quella che è venuta su. Che è venuta su? Di là. Sì? Ma erano quattro lì, c'era il maschio o questi tre? Lascia lì, c'è una foto qui. Silvio, di qualche parola, dai. Alle 7:30 del mattino. Alle 7:30 del mattino. Io ho avuto culo. No, questa qua secondo me era quella che fischiava, che è salita. Che è salita? Perché erano quattro, io ne vedevo quattro dietro i cespugli, dietro quei cespugli là, Infatti te l'ho detto subito, sono quattro. Siccome era divaricata l'altra. Wow, ho detto io. Secondo me la femmina col piccolo era quella lì. Vedi che senza latte? Non ha latte, l'ho tirato. No, è asciutta. Siamo stati raggiunti da un maschio. Mentre facevamo colazione è venuto a trovarci un maschio di camoscio.
109 metri. Questa mattina, 7 novembre 2015, Silvia e Carlo hanno potuto assaporare i colori e i profumi della montagna. Ci troviamo in Porcera alla caccia al camoscio di selezione, nel compressore alpino CN5, capo assegnato a Silvio, femmina adulta, prelevata alle ore 7:30, appena usciti dai faggi su in Porcera, località Entracque, in provincia di Cuneo. Un ottimo abbattimento, un tiro perfetto, niente da dire. Silvio, siamo quasi arrivati, eh? Bene. Ok. Finalmente.